Buongiorno, sono Laura Antichi, vi presento a SoundCloud, che è una piattaforma di musica condivisa, ma noi possiamo caricare su questa piattaforma qualsiasi file e realizzare il nostro podcast. SoundCloud nel contesto didattico per produrre e usare podcast. Permette di produrre questi podcast facilmente, di incrementare l'interesse e la motivazione per l'apprendimento, di rafforzare gli studenti che hanno difficoltà di concentrarsi in lettura e scrittura, di aiutare la memoria, di permettere la ripetizione non noiosa e seguendo ritmi personali. Può essere integrata sicuramente in un progetto. Il sito richiede di registrarsi e una volta loggati si possono caricare dal proprio dispositivo dei podcast. Con la versione free si hanno a disposizione massimo 180 minuti totali di registrazione. Ci sono anche le applicazioni a mobile per sentire la musica. Per gestire il proprio profilo, adesso andiamo a vedere proprio sul sito cercando di guardare come possiamo poi registrare. Se non abbiamo un account, lo creiamo con Crea Account mettendo i nostri dati, aspettando la mail che dovremo confermare per la registrazione. Io sono già registrata e quindi vado in Accedi, ok, accedo col mio indirizzo mail. Vado in continua, inserisco la mia password e accedo. L'interfaccia è questa, mi presenta una vetrina e posso scegliere di navigare in questa vetrina. Ho uno stream con i contenuti pubblicati dalle persone che seguo, una libreria con una panoramica generale, le mie playlist, eccetera, eccetera. Poi ho la possibilità di cercare dei generi musicali, ad esempio jazz, per poterli visualizzare e sentire. Ho la possibilità di abbonarmi a una prova pro, ma non lo faccio, cioè mi basta questo free. Poi vedremo il caricamento dei file, che è molto semplice. Intanto andiamo a settare il profilo, andiamo in profilo e qui potete caricare un'immagine di copertina che rappresenti il vostro podcast, potete mettere la vostra immagine o altro. Avete tutto qui con i file caricati e le tracce popolari. Ok, avete poi le tracce, gli album, le playlist, le ripubblicazioni. Ok. Fatto questo, nei tre puntini avete tutte le informazioni sulle note legali, sui diritti d'autore, sull'assistenza ed altro. Andiamo subito a caricare il nostro podcast con Carica. Questa è l'interfaccia del caricamento e vi chiederà di scegliere i file da caricare. Se caricate più file, potete creare una playlist. Comunque il caricamento può essere pubblico,
Posso scegliere tra pubblico e privato. Se scelgo pubblico, sarà il mio file visibile nella directory pubblica di SoundCloud. Se no, potranno accedere al mio file tutti quelli che hanno l'indirizzo. Quindi vado lo scegli il file da caricare e navigo tra i contenuti del mio computer per uploadare il file che ho già preparato. Scelgo questo file MP3, scuola online, apri. E a lui me lo carica. Ho la possibilità ora di compilare l'interfaccia del mio podcast mettendo le informazioni base, quindi il titolo, scuola online, il genere qui è per la musica, si può scegliere tra un genere musicale, i tag. Che sono importanti perché il tag identifica il nostro podcast. Metto, non so, education. Ok, mi dice di aggiungere, però più tag mettete meglio è. Poi descrivo la traccia, scriverò questa. È una prova. Lo rendo privato perché è una prova oltretutto, poi mi rimane da caricare l'immagine che può identificare il mio podcast, ne metto una qualsiasi, immagini, ecco, e quindi posso poi compilare i metadati, contiene musica, l'artista, l'editore, eccetera, eccetera. È meglio compilare anche i metadati, le autorizzazioni, consenti download diretti. Direi questa interfaccia di lasciarla così com'è. A questo punto faccio salva e salvo il mio podcast. Posso caricare subito un altro file. Rispetto a questo podcast che ho appena pubblicato, lo posso condividere condividere sui social. Come vedete, ho il link. Questo è il link che mi viene anche dato. E poi accedo vado a vedere com'è venuto vai alla tua traccia. Ecco, vedete che lo posso sentire. Cerchiamo un senso con i nostri fantasmi e l'oscuro incubo di rimanere senza respiro. La scuola è a mezzo, in un limbo, ha Ecco, adesso sperimentato. fermo. Sono ritornata al mio profilo e vedete a comparire il file recente che ho appena caricato insieme agli altri. Questa è è il mio podcast. Vi saluto, arrivederci.